Vi dicevo che all'inizio, quando ho cantato dopo Italia amore mio, ho cantato Porno contro amore, questo titolo provocatorio che ho dato a questo nuovo disco, che stasera, da quando abbiamo cominciato il tour, dal 10 aprile, lo facciamo sempre. Davvero quest'anno è un tour particolarmente fortunato, tanta gente, tanto amore, tanto affetto da parte di chi viene a trovarci sia nei teatri che negli spettacoli all'aperto, e ci sono alcuni argomenti abbastanza delicati che io tratto in questo disco. Per esempio, avete visto, mi piace molto anche giocare con le ragazze che sono qua sul palco. Oggi insieme a te voglio ritrovare qui vicino a te tutto di un amore, perché le donne, quanto un argomento che io ho trattato sempre con grande passione e che hanno condizionato la mia vita. Pensate che insomma le donne per me sono state tutto. Ho tre figlie, la mamma come tutti, e sorelle, e nipoti femmine, sono circondato da donne la mia vita, poi anche una compagna, una moglie, insomma non mi sono fatto mancare nulla in questo senso, perché le donne per me sono state davvero una grande fonte di vita, non solamente di ispirazione artistica. E allora e le donne mi hanno anche aiutato ad uscire fuori da una patologia, da una malattia gravissima, che io tratto nella canzone che adesso sto per cantarvi, e perché credo, lo dico per scaramanzia, credo di essere guarito. Sono tanti anni che ormai non ci casco più, la tengo a bada. Sto parlando della malattia del gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo ne ho parlato, non ho avuto vergogna di parlarne, perché mi sono liberato da un nodo, ho sciolto un nodo molto, molto così contorto che avevo dentro. E voglio dirvi con questa canzone che, senza salire in cattedra, che non serve a niente, che le persone che oggi sono così affette da questo tipo di malattia, giocano alle slot machine, ai videopoker, in qualche modo condizionano la loro vita, quella delle loro famiglie, sono persone depresse, persone che stanno male, persone che non vorrebbero probabilmente quel tipo di vita, ma che in qualche modo hanno bisogno di amore. So, non è semplice, non è facile, non si può risolvere con una frase questo tipo di problema. Però io vi canto una canzone dove vi racconto quello che è capitato a me, e magari se anche una sola persona può servire per dargli conforto, a una famiglia, magari per vedere una luce, io ne sarò felice. La canzone si chiama L'azzardo di Eva, sentite.